Allora, amici, siamo di nuovo con Gianluca Di Marzio. Cioè, questo fatto che ho Gianluca vuol dire che questo spazio sta prendendo un po' di corpo. Sono contento. Anche Grazie. se io sono un fantasma, lo sai, perché sempre al telefono. Eh beh, se ti chiamano, anzi, mettiamo il viva voce e vediamo, vediamo una cosa in anteprima. Allora, questo è un giochino divertente, secondo me, tier list, piace molto. Bisogna fare un minimo di attenzione, che ho imparato dopo le prime, perché se metti in alcuni punti poi. Però diciamo che in linea di massima. Allora, abbiamo una serie di trasferimenti storici, diciamo, e abbiamo le solite cinque categorie. Queste categorie fanno molto ridere, perché una è accattate Villa, com'è? Poi è saldi di fine stagione, un affare, Nobel per l'economia ed El Dorado. Di però li piazzi te, io magari faccio solo degli appuntini se non sono d'accordo, Va perché bene. magari in alcuni tu sarai buono e io sarò un po' più cattivo, vediamo. Come è giusto che sia. Come giusto che sia. Con cosa cazzo? Ah, cominciamo una bella cosa. Mendieta la Lazio. Accattate Bill. Direi che non ci sono grandi dubbi sul primo. 2001, sì. Questa è una storia strana questa, cioè i giocatori del Valencia andavano in giro per il mondo e non riuscirono mai a ripetere quello che hanno fatto. Ci sono le famose meteore, no? Cioè, giocatori che arrivano nel nostro campionato accompagnati da grandi etichette, da grandi premesse, che poi non si trovano per motivi tattici, tecnici, di adattamento, di qualsiasi cosa. Però è stato un grande flop del Sì, un grande mercato flop, della no? Serie A, no? Sì, in mezzo a tante cose Sì, giuste che hanno fatto, assolutamente. questa qua era stata Sei proprio una partito cosa. proprio subito. E beh, per forza partiamo forte, quindi accattatevi. Roberto Carlos Areal, qui c'è ancora qualche interista, ancora piange però. Allora, Roberto, cioè, dobbiamo giudicare la scissione dell'Inter, dobbiamo giudicare l'intuizione del Real Madrid, perché poi Giusto, perché tu dici per il Real l'Inter Madrid è stato il corpo del secolo, Nobel insomma, è stato dell'economia. sì, Nobel dell'economia, perché è ancora oggi un ambasciatore del Real, cioè ha fatto la storia del Real Madrid in quel No, ruolo. facciamo quelli che. Per l'Inter è stato anche lì Sai che io facevo un vedere grande le errore, forse il più grande errore nella cose. storia del Sì. calciomercato dell'Inter, Ah forse sì, sì. eh? Sì. Insomma, io sono amico anche di Felice Centofanti perché lo conosco da tanti anni, Anch'io. però in quel momento preferire Centofanti a Roberto Carlos, insomma, è stata. Sai che poi io facendo le telecronache preparavo alcune cose, no? Mi hanno provati 14 dopo quella faccia. 14! Prima di trovare poi una soluzione. Hanno provato di tutto, anche Cordoba avevano messo a sinistra. Pistone, Gresco, Pistone, una marea. Gresco, sì. Gresco. Gresco, Gresco. Adesso Gresco c'è qualcuno lì di là interista che fa Gresco. Vabbè, Gresco non l'abbiamo messo. Ronaldo alla Juve, 2018. Allora, tecnicamente, per quello che ha portato come risultati alla Juve, non è stato sicuramente l'Eldorado. Io credo che sia stato comunque un affare, Anche io penso così. perché ha portato il fatturato della Juventus a crescere, ha portato, secondo me, tanti giocatori a pensare di venire in Italia perché c'era Ronaldo. Quindi ha ridato fascino comunque al nostro campionato. Cioè, un giocatore come Ronaldo scegliesse di venire in Serie A. E quindi, anche se non ha portato la Juve a vincere la Champions, e magari ha portato anche il bilancio della Juve a soffrire, Certo. economicamente parlando, però il brand della Juventus e il brand della Serie A, secondo me, hanno avuto un ritorno Hanno, sì, importante. giovamento, e poi Ronaldo bisogna sempre considerarlo in questa tua forma. Da una parte, due forme, da una parte c'è la parte tecnica, dall'altra ci sono 422 milioni di followers e il brand che va a 1 miliardo di persone. Quindi insomma sì. Battistuta alla Roma. Battistuta da Roma È un è un Eldorado. Eldorado perché è stato proprio il giocatore che ha permesso poi alla Roma di poter Vince. vincere, e in quel momento fu un trasferimento clamoroso, no? Sì. Perché comunque pensare che Battistuta lasciasse la Fiorentina, c'erano tante squadre che lo volevano e la Roma esprimeva con questo acquisto la propria forza, la propria potenza a livello di Serie A, no? In acquisti che di solito facevano Juve, Milan e Inter, boom, la Roma prende Battistuta, lì Lì c'è stata fu la famiglia Sensi e ha detto adesso voglio Anche vincere. lì poi economicamente ha portato, quando fai questi colpi, magari vinci, però poi dopo le conseguenze le paghi Sì. successivamente, Peggio col il tifo, come si chiamava? Fabio no? Junior, Fabio Junior. quando arriva quello Non c'è Fabio pure. Junior lì, No, no? non c'era sotto a Cattatevillo, come Ah. non l'abbiamo inserito.
Tevez al Milan, che è un affare che non si è mai concretizzato, e Galliani ancora adesso a distanza di 10 anni rimpiange. Sì, e quindi tutto nasce dal famoso dietro fronte per Pato al Paris Saint-Germain, no? Quindi adesso questa categoria qua è un po' sì, forse bisognerebbe aggiungere la categoria, non so, del rimpianto, però sì. Sarebbe stato il Nobel per l'economia. Cioè, Tevez a Milan avrebbe portato il Milan sicuramente a vincere prima di quando poi c'è riuscito, ecco, in quel periodo. Non c'è dubbio. Higuaín alla Juve nel 2016, altro affare clamorosissimo. Sì, questo. Anche lì ha dimostrato, io credo che lì sia un altro Eldorado, perché portare via il nemico, cioè il simbolo del nemico, pagando la clausola, perché la Juve che paga la clausola, 92 milioni di euro, col Napoli che voleva delle contropartite, cioè che non accettava le contropartite che proponeva la Juve, anche lì, boom, andare, 92, cash, anche perché poi i nostri follower, i tuoi, devono sapere che quando tu paghi la clausola rescissoria, quindi 92 milioni, li devi pagare in un'unica soluzione, cioè mentre tu i trasferimenti che tu fai, io ti compro a te un giocatore a 70 milioni, facciamo il pagamento in 5 anni, in 4 anni, quindi tu a bilancio quei 70 li riesci a spalmare. La clausola rescissoria si paga in un'unica soluzione ed entro 60 giorni da quando tu l'eserciti. Quindi in quel momento pagare 92 milioni di euro al Napoli tutti in una volta, chapeau. E sì, poi anche a livello di risultati sportivi, l'arrivo di Higuaín è stato determinante anche per bloccare il Napoli, perché tu hai tolto, quell'anno presero Higuaín dal Napoli e Pjanic dalla Roma, quindi tolsero alle due avversarie principali per il titolo i loro punti di forza. E infatti poi si è visto con la continuità dei risultati negli anni. La mela al Tottenham, allora posso dirti che questo è stato, a me piaceva tantissimo la mela. Cioè io pensavo avrebbe avuto una carriera anche migliore di quella che ha avuto in realtà, e quando andò via dall'Italia a me dispiacque. Per esempio c'era sto calcio d'angolo con la palla che cadeva in mezzo all'improvviso, è vero, questo sinistro bellissimo. Quindi mi dispiacque molto quando andò via dall'Italia, però poi in realtà ha fatto meno di quanto si pensasse. Sì, sì, e quindi se vogliamo è da saldi, ecco, non è da Eldorado, né da Nobel per economia, è da saldi. È dispiaciuto in quel momento vederlo andare via, era un periodo anche in cui la Roma aveva dei problemi economici e quindi doveva venderlo, però come dici tu non ha lasciato delle tracce significative. Tu mi dici, non lo so, Salah al Liverpool o Allison al Liverpool dalla Roma. Eldorado per tutti, per chi ha venduto, per chi ha preso. Perché gli hanno vinto la Champions poi e la Premier con quei due giocatori, no? Sì, sì. Quello, ecco, quello, quelli sono altri AD che poi dispiacciono. Non è così. Oh, qui ti voglio vedere. Neymar al Paris Saint-Germain. Cioè praticamente l'acquisto se doveva essere l'acquisto per portare il Paris Saint-Germain a vincere a livello internazionale qualcosa, è una cata de ville. Cioè, hanno speso grande, mi piace. Sì, hanno speso 250 milioni di spese, gli ingaggi a lui e alla fine non hanno vinto neanche tutte le Ligue 1, perché poi ha vinto il Lille, cioè, quindi no, cioè, non gli ha permesso neanche di avere lo strapotere in Francia, e in Champions eliminati quasi sempre prima di arrivare, quindi male. Anche questo è un giocatore che io non mi spiego perché, secondo me per qualità tecnica dovrebbe essere un vincente sempre, no? Poi invece gli succede sempre qualcosa, è vero che ci ha avuto per esempio l'infortunio al mondiale, quella vertebra terribile, però è sempre un filo meno, no? Rispetto a quello che ti aspetti è un filo meno. Cioè tra lui e Mbappé la differenza di continuità, di intensità, di tutto è evidente. Vista, si è vista. Oh, questo è quasi manco me lo ricordavo io. Solo. Pastore alla Roma 2018, ha mai giocato? Tra l'altro sì, di solito il direttore sportivo dell'epoca della Roma, Monchi, era abituato al Siviglia a prendere giocatori anche forti, all'epoca prese insomma Marcelo, a cifre basse per poi essere molto bravo a rivenderli. Lì invece si lasciò prendere in quel momento dalla frenesia di fare un colpo per la piazza e spese, se non sbaglio, 24 milioni di euro per prendere Pastore da Parigi, più l'ingaggio suo, cioè fu un'operazione per un giocatore che anche tatticamente era difficile da inserire in quella squadra, quindi è una catadevillo pure questo. Però. Fece l'esordio tipo con gol di tacco o comunque una cosa del genere e poi dopo desaparecido completamente. A catadevillo.
Mi dispiace per Flaco, però. Flaco, è così. D'altronde, cosa vuoi dire? Non è che... Oh, un altro colpo di cui si parlò tantissimo. Totti al Real nel 2004. Lui ha detto che furono vicini. Sì, sì. Due volte sono stati vicini, però prima Franco Sensi e poi Rosella dissero no all'amico Florentino Perez in un paio di circostanze, ma è l'Eldorado del cuore per il tifoso della Roma, pensare che ci sia stato un giocatore e anche una società che abbiano detto di no a Real Madrid per vestire sempre la stessa maglia fino all'eternità, insomma, rappresenta l'immagine dell'amore, no? Per la propria squadra, quindi l'Eldorado dell'amore. L'Eldorado dell'amore è bellissimo, Gianluca. Allora, Quaresma all'Inter nel 2008, allora, qui racconto, ma è una cosa un po', se siete giovani, non lo so, no, perché quando è arrivato, tutti hanno detto, è arrivato a Trivela, dopo che ho visto giocare due mesi ho detto, forse si riferivano a qualcos'altro, perché... se non è che abbia dato poi, no? Cioè, sto cross d'esterno, ogni volta aspettare il cross d'esterno... Da Cattateville, non gliene veniva una. Anche questo lo pagavano parecchio poi. Oh, mamma mia. Una delle prime richieste, uno dei pochi acquisti sbagliati da José Mourinho come intuizione di mercato, comunque come richieste di mercato. Comunque il peso di Mourinho nelle scelte delle società in quel momento lì. Poi sai, era portoghese, era quello che infiammava, però in Italia è stato un disastro. Altro fenomeno, questo vero però, Ronaldo il fenomeno al Milan nel 2007, anche questo io me lo ricordo quando voi deste la notizia, scoppiò l'inferno tra i tifosi dell'Inter, l'inferno Ronaldo al Milan. Allora, per quello che poi ha fatto nel Milan, da saldo, cioè, fu un saldo, fu l'opportunità per il Milan di prendere l'ennesimo pallone d'oro da mettere in bacheca nei propri acquisti, nella propria vetrina, però sicuramente non è l'arrivo di Ronaldo al Milan, ma magari è l'arrivo di Ronaldo all'Inter invece che ha cambiato la storia del mercato in Italia, ma Ronaldo al Milan... Quello supera il dorato, l'arrivo di Ronaldo all'Inter. Sì. Sì, anche Ronaldo al Milan un po' di... Questo è da saldi, ecco, di tutti gli acquisti che ha fatto il Milan... Io sai che non mi fido di quando i giocatori arrivano e c'hanno la maglietta fuori da pantaloncini, no? quando c'hanno la maglietta fuori da pantaloncini... Vuol dire che insomma fisicamente stanno così così come forma fisica. Ah, questo è un altro colpo clamoroso. Buffon alla Juve nel 2001. Se non è il Dorado e Nobel per economia, siamo lì. Siamo lì. No, diciamo dai, è il Dorado per quello che ha fatto Buffon per la Juventus, 20 anni con quella parentesi al PSG, ma... Stai parlando di una leggenda per la Juve, per la nazionale italiana, preso in quel momento dal Parma, è un'operazione anche particolarmente difficile, lui stava andando al Barcellona e invece poi Moggi chiamò il suo procuratore Silvano Martina, oh, ma dove vai? Perché aveva saputo che era andato al Barcellona con Luisito Suarez, che aveva accompagnato Silvano Martina, erano amici, l'aveva accompagnato a Barcellona come biglietto da visita per andare a chiudere col Barça, era un'operazione molto importante, 120 miliardi di vecchie lire, poi invece alla fine si inserì in Moggi e fece un'operazione col Parma con Bachini come contropartita tecnica, Jonathan Bachini. Vabbè, poi poverino Jonathan ha avuto altri problemi nel corso della sua carriera e quindi è il Dorado sicuramente bene. Oh, altra operazione, insomma, paio di risultati da dare. Immobile alla Lazio nel 2016 o 2016. No, anche questo, chapeau, è il Dorado, ma anche perché comunque la Lazio ha creduto in quel momento in un giocatore che nelle sue esperienze all'estero, vero, di Borussia Dortmund e Siviglia, non aveva impressionato, aveva avuto delle difficoltà e quindi comunque crederci e soprattutto anche rinunciare in alcuni anni alla tentazione di magari venderlo, perché c'erano stati degli anni in cui il Milan, il Napoli erano pronte a prenderlo, e per la Lazio si è rivelata un'operazione comunque da Eldorado, perché Immobile è diventato il giocatore che ha segnato di più nella storia della Lazio, quindi che vuoi dire, cioè, è storia, rimarrà storia. Sì, veramente un acquisto pazzesco. Oh, qui diciamo che io so un po' di storie su questo Papu
al Siviglia, diciamo che Papu all'Atalanta poteva più rimanere, quindi lo dovevano vendere per forza. C'erano, ma non solo con Gasp, come hanno detto, si erano rotti i rapporti, sono proprio rotti i rapporti all'interno in generale, perché il Papu, tra l'altro sorprendendo tutti, aveva avuto un paio di uscite, perché non se l'aspettavano neanche, quanto so io, l'Atalanta. Cioè sapevano che c'era un po' di tensione, però quando si è arrivati, diciamo, anche Gasp ne ha parlato, anche il Papu, quando si è arrivati a quel contrasto quasi fisico. Devi lasciarti. Sì, devi lasciarti per forza. Allora, al Siviglia ha fatto bene, ma non ha fatto... Benissimo. No? Quindi direi forse è stato più in quel momento un affare per l'Atalanta, per l'Atalanta darlo via nella difficoltà, però comunque essere capaci di sostituirlo, l'Atalanta anche senza di lui comunque ha raggiunto dei risultati internazionali importanti, per il Siviglia è stato un saldo. Stato... Un'opportunità che era capitata, diciamo. Oh, questo è un altro acquisto che... all'epoca mi piacque tantissimo, Milito all'Inter. Sì, Nobel per l'economia, dai, insomma, è lì perché... Spesa resa. Sì, facendo quell'operazione col Genoa, perché poi, ecco, l'Eldorado è stato Milito al Genoa, cioè pensare che Preziosi prende quel giocatore da Real Saragozza, ti ricordi tra l'altro con il contratto lanciato da Federico Pastorello? Quello l'avevate preso in diretta voi, il lancio del contratto. Quello fu il passaggio di Milito dal Real Saragozza al Genoa, e quello è stato il vero Eldorado. Poi il passaggio di Milito all'Inter è stato sicuramente un Nobel per l'economia. Sì, tra l'altro Milito c'era questa nomea che fosse rotto, no? E per questo che non lo prendevano, perché aveva giocato poco negli anni precedenti. E anche poi... Thiago Motta prese pure il Genoa in quel momento lì. Bravo, che sì. A Madrid aveva fatto male o comunque era infortunato, e anche lì poi l'Inter, che aveva questo rapporto col Genoa molto forte, ha saputo approfittare di questa situazione. E poi ha costruito l'Inter del triplete fondamentalmente in quel modo lì. Oh, questa invece è stata per me una grande delusione. Ma proprio grande, mi aspettavo grandi cose proprio. Torres al Milan. Catatevillo pure questo. Cioè. sì, è un po' un altro emblema di un flop, di un giocatore arrivato, pagato, un giocatore arrivato con grandi considerazioni, che però da noi ha fatto male. Cioè, bello, bravo. Forse è arrivato alla fine, non lo so, forse sono quei giocatori proprio che magari non si riescono a integrare nel nostro calcio, forse erano... Per gli attaccanti è un po' meno. Secondo me ci sono anche dei giocatori che arrivano a un certo punto e poi, non dico che non hanno più voglia, però non fanno più quel passo in più che facevano prima per essere... perché secondo me il giocatore, tra essere un buon giocatore e fare un passo in più, va bene il talento, ma ci devi mettere dentro tantissimo lavoro. Sì. E quando non c'è più tantissimo lavoro, scendi le scale e poi magari alcuni rotolano. Lui è rotolato più che scendere le scale, però comunque è andata così. Altro grande acquisto, Koulibaly al Napoli nel 2014. Rafa Benitez, Riccardo Bigon, tutto il suo gruppo di lavoro, preso dal Belgio, una squadra belga, Genk, insomma, non era un giocatore... Sì, lo conoscevano, però... 7 milioni, 8 milioni, non stai parlando di una spesa per un difensore. Oggi vai a chiedere un difensore in Premier, te ne costa 50, e invece prenderlo a meno di 10 milioni fu un grandissimo Nobel per l'economia, anche Koulibaly a Napoli, sicuro. Sai che mi fa molto ridere quando vedo sui social i filmatini di Maguire, perché poverino è costato quella cifra lì. Però occhio a Maguire, secondo me è mondiale, occhio. Io c'ho, sai che ho questa sensazione, i mondiali che gli inglesi ci hanno reso. Ho letto che l'ha detto anche Capello, tra l'altro, qualche tempo fa. Quindi Eldorado, insomma. Sì, tra Eldorado e Nobel per l'economia, dai. Sì, è che il Napoli non ha vinto lo scudetto con Koulibaly, quindi se avesse vinto lo scudetto Eldorado, così diciamo Nobel per l'economia. Dembélé al Barcellona 2017. Per quanto l'hanno pagato, per quello che ha reso e per come lo stanno rischiando di perdere a zero, Catatevillo pure questo, cioè, no? Sì. Sì, fu il sostituto di Neymar, ti ricordi? Come vendi no? Neymar e compri lui e Coutinho, cioè, no. Beh, è stato l'inizio forse delle difficoltà. Quanto hanno pagato? 140, 150? Ah, sono, io certe volte mi perdo. Ha superato di parecchio 100, ma di molto, ma c'è cifre che oggi si va a pensare, dici, ma come, ha speso tutti questi soldi per Dembélé? Poi se vai a fare il conto del Barcellona in quel periodo lì, le difficoltà sono nate in quell'anno, in quel momento lì. Quando volevano costruire la squadra intorno a Leo, a Messi, e poi invece forse è meglio tenersi Messi. Ha avuto anche degli infortuni, eh? Sì, sì. Però. Aveva partito anche non malissimo, no? In Coppa segnava, aveva fatto un paio di gol, però insomma così.
altro grande acquisto, questo Verratti al Paris Saint-Germain nel 2012. Sì, allora, per dal Pescara. Per il Pescara Eldorado, per il Paris Saint-Germain Nobel per l'economia, perché comunque è vero che non ha vinto la Champions, però è da ormai una vita il simbolo del Paris, per come gioca, anche per il suo atteggiamento, sempre un ragazzo molto, molto sereno, sia in campo che fuori dal campo. È un grande rimpianto per la Juventus, che la Juventus l'aveva in mano, sì. Aveva fatto l'accordo col Pescara e pensa che Verratti non è andato alla Juve perché la Juventus non è riuscita a convincere Aloisi, un attaccante australiano, a andare al Pescara nell'operazione. Perché nell'operazione c'erano delle contropartite tecniche, tra cui Aloisi. Alla fine Aloisi non vuole andare a Pescara, voleva andare all'Atalanta, insomma si è complicata. La Juve invece di dire vabbè al Pescara, ok, non viene Aloisi, la troviamo più avanti una contropartita. Intanto tieni 1 milione in più, tieni 2 milioni in più e poi dopo ti do un altro giocatore. Sì. La fece saltare, lì si inserì, pensa, Verratti stava andando alla Juve per, se non sbaglio, 4-5 milioni, la metà più questa contropartita. Alla fine è andato al PSG per 13. Quindi comunque lì arrivò Leonardo Braida. Braida disse a Leonardo, guarda che c'è questo ragazzo forte, non sta andando alla Juve, prendilo. E il Paris arrivò a 13 milioni a Pescara e fu una grandissima operazione anche per il Pescara, chiaramente. Ogni tanto capita con le squadre italiane, no? Che magari perdiamo delle occasioni importanti. Sì, per esempio, non lo so, il fatto di non guardare con attenzione le categorie inferiori. Gatti, che adesso ha giocato in nazionale, gioca nella Juventus. Pensa che la Juventus lo ha pagato adesso una decina di milioni, no? Quando l'ha preso dal Frosinone. Il Frosinone lo ha comprato dalla Pro Patria per 220.000 euro l'anno prima. La Pro Patria era nel girone della Juventus Under 23. Quindi nel momento in cui tu giochi contro la Pro Patria, andata e ritorno, segui la Pro Patria perché la devi studiare quando è una delle tue avversarie, sì. E lo fai andare al Frosinone per 250.000 euro e poi lo ricompri per 10 milioni, c'è qualcosa che non va. O non hanno colto quando giocava nella Pro Patria il suo valore. Secondo me sì. Oppure non c'è il coraggio di dire ma prendiamo il giocatore, se è forte devi aspettare che va in B, fa bene in B per andare a strapagare. Qui ti dico una cosa, che a quanto mi risulta c'era stato già un interessamento dell'Alessandria. Vedi? Sì. Perché l'avevano visto giocare nella categoria. E Angelo Gregucci in particolare, difensore centrale, me ne aveva parlato benissimo di Gatti e mi ha detto questo è il giocatore, tant'è vero che gli ho. Ma perché io mi ricordavo Gatti del Perugia? Certo, Fabio Gatti. E io dicevo, ma c'ha 40 anni, ma non è quel Gatti là! E quindi è andato così. Senti, una cosa ti volevo chiedere da tanto tempo, ma come la vedi questa cosa? Sai che io, diciamo che al club ho portato gli algoritmi, no? Con i wall, bisogna. Secondo me c'è un po' di confusione. Cioè, quello è uno strumento. Esatto. Non è una finalità, cioè non è che quello ti può decidere le scelte, quello è uno strumento che ti deve aiutare a fare da filtro. Certo, ti limita le scelte e ti dice qual è il suo valore potenziale. Devi andare a guardare. È così ancora. Ci sono delle società invece che scelgono soltanto con gli algoritmi e quindi non vanno a vedere più i giocatori dal vivo, non vedono delle cose che gli algoritmi e i dati computerizzati non ti possono dire, ovvero vai a vedere una partita, il giocatore, non lo so, viene fischiato dal pubblico oppure l'allenatore lo manda a quel paese, le reazioni che il giocatore ha nei momenti di difficoltà, quando un compagno sbaglia il pallone, tutte cose che tu vedi dal vivo, oppure vai a vedere un giocatore e te ne piace un altro. Tu vai lì allo stadio e vedi uno e ti piace il movimento senza palla che fa un altro giocatore. E il senza palla l'algoritmo non te lo dà. E quindi poi magari finita la partita lo becchi lì, lo vedi in un ristorante, vai a mangiare con lui, vedi con chi si frequenta, la famiglia, c'è tutte le cose. Birre che beve, che quello pure conta. Bravo, vai al ristorante e vedi che questo si fa 10 pinte, no? E dici ma aspetta, magari prima di prendere questo ci penso. Allora se vai sul posto e dedichi 2-3 giorni, una settimana, prima dipende un giocatore, è un conto. Se invece fai tutto col computer, questo bravo, tutte queste statistiche, boom, lo prendo, il rischio dell'errore è sicuramente più alto. Anche perché, amici, tra il baseball e il calcio una piccola differenza c'è, perché insomma, quelli alla fine fanno 3-4 operazioni, diciamo, in una partita, 10 cose fanno, no? Non è Moneyball il calcio italiano. No, quello di Moneyball ha preso il City e ha iniziato a fare questa cosa, ma poi gli andava a vedere e poi comunque il City ne può prendere 50 e se ne sbaglia 30, pazienza, invece noi no. Grazie. Fatta, ufficiale.